Le restrizioni si stanno irrigidendo giorno dopo giorno in Europa nel tentativo di frenare la pandemia che ha già ucciso 250.000 persone e ha contagiato 40 milioni di individui in tutto il mondo, mentre il vecchio continente si presenta come un nuovo focolaio e l'OMS parla di errori europei sulla quarantena che deve essere abbastanza prolungata per rompere la catena dei contagi. In Francia, dove già vige il coprifuoco, a Parigi Brigitte Macron è in isolamento precauzionale dopo il contatto con un positivo. In Irlanda l'intera popolazione sarà confinata da mercoledì sera per 6 settimane, ma le scuole rimarranno aperte. Il Galles invece sarà soggetto a un blocco di 2 settimane da venerdì, la misura più dura introdotta dal Regno Unito dalla prima ondata di Covid-19. A Varsavia lo stadio nazionale, costruito per Euro 2012, sarà trasformato in un ospedale temporaneo. In Svizzera, il paese europeo in cui la malattia è progredita più velocemente la scorsa settimana, la mascherina sta diventando obbligatoria nei luoghi pubblici chiusi. In Belgio caffè e ristoranti sono chiusi per 4 settimane. L'Austria ha rafforzato le sue misure, i raduni dovrebbero essere limitati a 6 persone.